La liturgia di questa sesta domenica di Pasqua ci presenta ancora una volta la centralità della figura di nostro Signore Gesù Cristo e già ci annunzia, ci proietta, diciamo così, verso la Pentecoste, cioè la festa che celebra in un certo modo la nascita della Chiesa e l'opera dello Spirito Santo, che non è nient'altro che quello di far continuare nella storia attraverso la Chiesa la presenza e l'azione del nostro unico Salvatore, del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo sentito Gesù nel Vangelo annunziare: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore che rimanga comunque per sempre, lo Spirito di verità. Quindi Gesù ha compiuto una missione storica sulla terra, terminata con l'ascensione che celebreremo la prossima settimana, ma la sua presenza e la sua azione permane nella Chiesa attraverso l'azione reale e misteriosa dello Spirito Santo. A cosa ci porta lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo ci porta direttamente a Gesù. E in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. San Paolo scrive: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Qual è l'operazione dello Spirito Santo? Primo, ci fa credere che Gesù è il Figlio di Dio, è Dio. Secondo, lo Spirito Santo ci raggiunge e ci porta a Gesù attraverso i sacramenti. Se ci avete fatto caso, nella prima lettura si parla di due sacramenti. C'erano delle persone a cui parla Filippo che erano stati battezzati nel nome di Gesù, quindi avevano ricevuto il battesimo vero di San Giovanni Battista, però, ci dice, non era ancora sceso sopra di loro lo Spirito Santo, erano stati soltanto battezzati. Allora gli imposero le mani, Filippo era uno dei 12 apostoli, e ricevettero lo Spirito Santo. Qual è il sacramento a cui fanno riferimento? Qual è il sacramento in cui attraverso l'imposizione delle mani del Vescovo scende lo Spirito Santo? Quindi questo è il fondamento biblico proprio della distinzione di questi due sacramenti. Allora, il battesimo ci toglie i peccati commessi in vita, se siamo adulti, o il peccato originale se siamo bambini, ci dona la grazia dello Spirito Santo, ci rende figli di Dio e membri della Chiesa. Ma lo Spirito Santo, la cresima, rafforza la nostra fede cattolica, è ratificata da noi quando abbiamo ricevuto il battesimo da bambini e ci dona la forza per vivere ciò che Gesù ci ha insegnato e testimoniarlo. E qui torniamo una volta, facciamo un passo indietro, torniamo nel Vangelo per la seconda lettura con cui concludiamo la nostra riflessione. Nel Vangelo Gesù ci dice all'inizio e alla fine, prima di parlare dello Spirito, una cosa molto importante: se mi amate osserverete i miei comandamenti. Ancora alla fine, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ami. San Pietro, l'ultima cosa di cui parleremo, comincia la sua lettura dicendo: carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. Quindi amare Gesù e adorare Gesù. Dopo che io ho conosciuto Gesù, che ho ricevuto i sacramenti che mi uniscono a Lui, sapete, con la cresima, che tra me e voi, non è con la cresima, finisce la scuola dell'obbligo cristiana, come molte volte succede, e i ragazzi, quei pochi che durante il catechismo si sono affacciati in chiesa, il giorno della cresima gli dicono arrivederci, o forse addio, e forse ci rivediamo il giorno del matrimonio. Questo è un assurdo, perché la cresima è l'inizio di un tempo in cui si ama sul serio e si adora Gesù, cominciando una vita cristiana. Qual è la misura prima dell'amore? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Voi sapete che i comandamenti Dio li ha già dati nell'Antico Testamento, che sono i 10 comandamenti, ma Gesù nel Nuovo Testamento li ha ribaditi e li ha completati, quindi ne ha dilatato l'ambito di applicazione, no? Io l'altro ieri, proprio qui in una messa feriale, ho parlato di come Gesù ha dilatato il comandamento dell'amore del prossimo. Nell'Antico Testamento c'era scritto: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma Gesù ha detto: tutto quello che gli uomini, che volete che gli uomini facciano, voi fatelo anche voi a loro. Non basta non fare quello che non vorresti che sia fatto, devi fare quello che ti vorresti che sia fatto. È più
grande. Nell'Antico Testamento fu detto: amerai il prossimo tu come te stesso. Gesù dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Secondo voi Gesù ha amato noi come amava se stesso o più di se stesso? Ci ha dato la vita per noi, quindi ha messo noi stessi davanti a lui, è più che come noi stessi. Ecco, questi comandamenti non sono gravosi solo se nel nostro cuore c'è la conoscenza di Gesù, e dalla conoscenza nasce l'amore. Se io amo veramente una persona, guardate che si dice anche, se tu ami veramente una persona sei disposto a fare qualunque cosa. Vuoi vedere se è tua moglie? Che faresti? Vuoi vedere se è tuo marito? Che faresti per tuo marito? Vuoi vedere se è tuo figlio? Che faresti per tuo figlio? Perché è in base a quello che noi faremmo che possiamo capire se quanto amiamo l'oggetto dell'amore. L'amore di Gesù si dimostra nell'osservanza dei suoi comandamenti. Amerai il tuo nemico? Sì, il mio nemico, già troppo se amo quelli che mi vogliono bene. Ma se Gesù ha detto questo, se tu lo ami, anzitutto accetti questo comandamento, che è già gravoso da accettare. Ne comprenderai il significato profondo e almeno ti impegnerai a metterlo in pratica. Se questo non lo fai, il problema va a monte. Vuol dire che c'è scarso amore di Gesù. E guardate che lo scarso amore di Gesù quasi sempre dipende da scarsa conoscenza. Perché è impossibile non amare Gesù se lo si conosce bene. Concludiamo con la seconda lettura. San Pietro dice ancora di più: amare e adorate, attenzione, Cristo nei vostri cuori. Voi sapete che l'adorazione è l'atto dovuto solo a Dio. Cioè, uno adora Gesù se lo riconosce come Dio. E che cosa può fare Dio con noi? E Gesù è Dio. Qualunque cosa. Dio è l'unico che può chiedermi qualunque cosa, può fare con me qualunque cosa e qualunque cosa faccia va sempre comunque bene. Cosa vuol dire adorare Cristo nel cuore? Come sapete che l'adorazione c'ha anche dei segni esterni. Quando Gesù è esposto nell'adorazione eucaristica ci mettiamo in ginocchio, durante la consacrazione ci mettiamo in ginocchio, sentiamo in chiesa, facciamo il segno della croce, salutiamo il Santissimo con la confessione. Questi sono i segni esterni di adorazione. Ma i segni esterni di adorazione devono essere l'espressione della nostra adorazione interna. Cioè, io Gesù lo riconosco come Dio, e vuol dire che viene al primo posto, sempre, dovunque e comunque. Quindi, se lui vuole una cosa, quelle cose fare. Che faccio la domenica? Vado a messa o vado al mercato? Qui abbiamo la concorrenza del mercato, ragazzi, qui non tocca, tocca. Quando viene qualche persona che voglia trovarmi, dice: padre, c'era un marasma infinito col mercato, dico, lo so, quindi, capite il senso, no? Se Gesù viene al primo posto, prima lui e poi tutto il resto, poi i mercati, ne parliamo in un'altra circostanza, insomma, i mercati di questo genere, però qualunque cosa mi chiedete si fa e qualunque cosa accade, questo è un po' più difficile, c'è sempre un'adorazione perpetua. Sapete che le nostre nonne, che c'erano un po' di fede, dicevano che non si muove voglia che Dio non voglia. Quindi adorare Gesù è facile quando vanno le cose abbastanza bene. Quando nella vita cominciano ad arrivare i guai, le malattie, le sofferenze, le tribolazioni, i momenti difficili, dire a Gesù: va bene, se questo l'hai permesso, un motivo buono ci sarà e non me la prendo con te, ma continuo a dirti: va bene, Signore, aiutami in questa situazione, sicuramente c'è la sua buona motivo per essere. Questo vuol dire adorarlo nel cuore. Quando questo c'è, l'ultima cosa che accade qual è? Noi abbiamo bisogno di condividere la nostra fede. La fede vera è proprio di per sé stessa missionaria. Quindi se io ho incontrato Gesù, sento il desiderio di farlo conoscere anche ad altri. Come si fa questo però? Ecco, perché qui ci sono dei problemi. Concludo con questa riflessione. A volte noi ci prende, si chiama tecnicamente lo zero disordinato, cioè io ho fatto un'esperienza forte di fede, mi sono convertito, ho visto quanto è bello stare con Gesù, ho visto quanto si vive in pace stando con lui, poi vedo che c'è mio fratello, c'è mia madre, c'è mio cugino, c'è mio cognato, c'è mio suocero, che stanno lontani da Dio, c'hanno una vita che è inferno, e bestemmia, non lo so che cosa fanno, e allora mi prende una buona intenzione di dire: no, questi non conoscono Gesù, non lo conoscono, non si rendono conto. Allora che può succedere a volte? E cominciamo a fare le prediche,
quelli che voi predicatori delle chiese protestanti americane, cioè non appena andare verso là, dobbiamo fare cose, no, tu devi andare a messa, devi confessare, devi fare questo, devi fare quest'altro. La persona che non si rende minimamente conto di che sia Gesù non accetta queste cose e comincia a dire questo se è uscito fuori di testa, d'accordo? Chiamiamo il 103, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, o cose di questo genere. Questo modo di fare, è chiaramente Gesù sa che è mosso dal nostro amore, però produce effetti controproducenti. Non si fa così, perché le persone vanno portate alla condivisione della fede con dolcezza e con rispetto. Ma che scrive San Pietro? Da un lato dice, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, starete pronti a rispondere a chiunque vi domandi in ragione della speranza che è in voi. Capite cosa dice? A rispondere. Cioè se qualcuno ti dice, senti un po', ma se vuoi sapere che è successo, che prima stavi sempre tutto girato, poi ti vedo più tranquillo, ti vedo più distante, che ha fatto? Allora, se te lo chiede, vuoi sapere che ha fatto, dico io che ho fatto. Mi sono convertito. Ti sei convertito. E raccontami. Allora, con calma, uno comincia. È diverso se qualcuno ti fa una domanda o se tu vai ad imporre anche ad un demonio un pochino troppo forti le tue convinzioni personali. È chiaro che Gesù è Dio per me, per lui e per tutti, ma questo noi dobbiamo riconoscere. La fede non si può imporre. Allora, se tu bisogna pregare. E anche quando noi diamo questa risposta, San Pietro aggiunge, tuttavia questo sia fatto con dolcezza e con rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangono svergognati quelli che malignano della vostra condotta. Che significa questo? Significa che se io nel proporre la mia fede sono aggressivo, sono polemico, sono irrispettoso anche dei tempi di crescita del prossimo, che non ci arriva in questo momento a capire certe cose e ha, come dire, in un certo senso diritto ai suoi tempi. Allora che succede? Che le persone cominceranno a dire questo non rispetta la mia libertà, questo vuole imporre la sua fede, questo quindi parlano male di noi, non per la nostra fede, ma per i modi non buoni con cui la trasmettiamo. E c'è una ragione limitatamente a questo. Noi non dobbiamo dare questa possibilità a chi ci crede. Dobbiamo sempre rimanere dolci e rispettosi. Ma perché? Perché Gesù, che vuole essere amato da noi, però vuole che a questo ci arriviamo con convinzione personale. Cioè la fede è un processo di maturazione che parte da una tua scelta, da una tua apertura di porta, maturazione personale, convinzione che ti porta poi ad aderire fermamente a Gesù, ad amarlo, ad adorarlo e a testimoniarlo. Questo non si fa con, capite, con la violenza, con l'asprezza, capite? Io dico sempre, quando una persona, anche quando parla con me, cioè, lo sapete che più o meno una persona parla con un sacerdote, come dire, perché veramente è assetata, vuole conoscere, ti fa un sacco di domande, no? A volte può succedere che anche un sacerdote incontra persone che sono un po' arrabbiate, quindi che arrivano e ti dicono, fratello mio, sorella, che dobbiamo fare? Cioè, se tu mi devi vomitare tutto quanto il veleno possibile contro la chiesa, contro qualcosa, io ti ascolto, finisci e poi ti stringo la mano, ti faccio un sorriso e ok. Se invece vogliamo dialogare, dialoghiamo, d'accordo? Dialoghiamo, parliamo con calma, cioè anche accogliendo il dolore che ti porti, però non in questo modo, perché se tu sei già completamente chiuso, il dialogo non, capite? Neanche io che sono un prete mi posso mettere a fargli così e dire no, è sbagliato, perché non c'è ancora aperto. Allora Dio stesso quando è così fa un passo indietro, non perché non vuole che la persona si converta, ma perché in quel momento c'è il cuore chiuso. E che dobbiamo fare quando una persona ha il cuore chiuso? Studiamo la nostra bella riflessione mariana della settimana scorsa, è stato il centenario di fare, cosa dobbiamo fare? Quindi anche con le situazioni familiari, magari difficili che ci troviamo, di persone vicino a noi che stanno lontano da Dio, e che dobbiamo fare? Non le prediche. Non tirargli il collo, ma ci abbiamo due cose che possiamo sempre fare. Quelle che ha detto la mamma Fatima, che valgono per sempre. Pregare, appunto, si comincia a pregare per la conversione di una persona, e se uno ha tanto amore e tanto bravo, aggiunge alla preghiera qualche sacrificio. Il cuore del messaggio di Fatima, pregate e fate penitenza per la conversione dei peccatori, perché purtroppo molti di loro vanno all'inferno perché? Perché mantengono il cuore chiuso fino alla fine della vita, non perché Dio ce li manda. E non lo aprono perché? È perché non c'è qualcuno che usi qualche santo che rimane al tempo. Quando una porta è chiusa bisogna cercare di aprirla,
non a forza di mazzate e a forza di parole, ma pregando il Signore che delicatamente apra una fessura in quell'anima. E come si fa questo? Con la preghiera e col sacrificio. Chiediamo a Maria Santissima che ci dia la grazia di poter agire in questo modo, che è un modo assai gradito al cielo, molto fecondo, e soprattutto che rispetta una legge fondamentale. Cioè, io questo ve lo dirò fino a quando sono qui. Dio ci tratta come persone libere, non vuole schiavi forzati. Desidera che tutti lo amino, perché sa che amarlo è la nostra felicità. Ma a questo bisogna arrivarci in cammino maturato, convinto, scelto, intrapreso, difeso e testimoniato. Così va bene. In altro modo non va bene, perché l'amore lascia liberi. Non si può costringere una persona a riamarmi per forza. E Dio che ama, così agisce con gli uomini che sono i suoi figli. Siamo lodati Gesù e Maria.